Salvatore, dove sei? E sono qua. Hai mollato la cima? No. Aspetti a mollare la cima. Scusa, ingegnere, quella. Quest'anno col tanga finalmente vediamo anche il culo di tua moglie. Bel culetto, niente male. Spiritoso. Meno male che il mare è calmo, è una tavola. Ma cosa aspettano questi marinai per andare? Figurati, c'è quel perla di tuo marito che ha preso il comando. Violante, cos'ha il Giangi? Mi sembra di un nervoso. Ma non lo so, la sta menando giù dura con quel suo filmetto. Ma gratta gratta, mi sa tanto che c'è qualche mignotta su. Dai, non sarai mica gelosa, ed un banale. Ma perché non affronti il problema nella sua pregnanza? Sarebbe. Beh, scusa, se i vostri rapporti sessuali sono interrotti da alcuni mesi, una ragione ci sarà, no? Vedi, io ho il dovere, come tuo analista personale, di parlarti molto chiaro. Vedi, cara, per Giangi la macchina da presa rappresenta un'estensione del pene, un membro mentale col quale gode dell'attività spregiudicata delle attrici e che tu con la tua pruderia hai sempre rifiutato. Insomma, quell'orgia di sesso disinibito che tu gli hai sempre impedito di realizzare, rifiutando ogni prestazione, diciamo così, poco ortodossa. Non dire menate, Giorgio. Ma non sono menate, ti assicuro. E la riprova è che tu rifiuti che a lui piaccia il cinema, perché nel tuo inconscio sai che è un sostituto del sesso. E attraverso il tuo rifiuto rivedi la tua invidia del pene di Giangi. Capirai, per quel pistolino che c'ha. Ma non hai capito, tesoro, non desiderio del pene, invidia della virilità, che è ben diverso, più grave. Hai capito? Ma hai capito? Sto tranquillo, dottore. Tranquillissimo, dottore. Giorgio ha ragione, sai. Dovessi essere più puttana per piacere a lui. Non so, specchi, luci accese e anche il vibratore. Adesso basta. Tusce, questa volta l'hai colta nel segno. Dammi retta, cara, liberati. Capito? Sfogati con questo tuo corpo invece che come al solito con le parole, che poi se vuoi sono un pochino come... sì, il surrogato del cazzo. Di che cosa state parlando? Volete far ridere anche me? Giorgio, taglia corto, perché non ne vale proprio la pena. Ah. Il pene, vorrei dire. Bella mattutina, proprio da... Dottore, dottore, la voglio al telefono. Sì? Dottore, ma quale dottore? Il dottor Giangi. Ma il dottor Giangi sono io il dottor Giangi, ma a me vogliono. Sì. Uè, non si può neanche stare più tranquilli qui. Peggio del Kissinger, anche qua mi beccano, è colmo, ma sei sicuro che voglio me? Sì, sì, sì. Al telefono, a radio telefono, vengo subito, scusate. Guarda lì, poveretto, ha riversato nel lavoro tutta la sua carica vitale di libido che tu gli hai congelato. Il Giorgio ha ragione. Qui Giangi Busacca, chi è? Bollettino dei naviganti. Ma no, cosa mi dice? Condizioni di tempo buone su tutta l'Italia. La Madonna! Ligure, cielo sereno, calma di vento. Ma allora una catastrofe! Adriatico leggermente mosso. Ma cosa mi dice? Siamo rovinati, siamo... Tirreno, venti moderati da est. Ho capito, mi precipito. Ionio e canale di Sicilia. Vengo subito, le dico. Cosa è successo? Canale di Sicilia in Bonaccia, la... Che cosa è successo ancora? La fine del film, la fine di tutto. L'attrice. Ma di quale attrice stai parlando? La mia attrice. Si è ingrippata la macchina, ha sbattuto la bocca e... tutti i denti lì per terra, 500 milioni. Ma Giangi, che denti? Quali denti? Ti puoi spiegare? 500... l'attrice, si è ingrippata l'attrice, è caduta la macchina. Tutta la macchina con i denti e per allora terra. E allora tu andare. Cosa vorresti devo fare? Devo andarne, scusami, con gli altri, scusa. Ah, la no, sicurezza, chi la paga? Paghi tu, la pago io, paga loro. Ma Giangi, non puoi mica andare via così. Dai, cretino, tira giù la scaletta, Giangi! No? Giangi, dove vai? Ragazzi, mi dispiace, ma devo andare. Giangi, ciao a tutti, rispondere. Ciao a tutti, ciao, È la forza del destino, fate come se non ci fossi, cioè fate come se ci fossi. Ciao, ciao, dirti, dirti, vuoi dirti? Ma cosa succede? Dov'è che va? Non lo so, ma se continua su questo piano gli restituisco la sua sessualità primitiva e lo risbatto in mezzo alla strada con le pezze al culo. Tesoro, ma loro non hai capito un tubo.